Presidente, Vicepresidente Dombrovski e il Commissario Schmit, colleghi, sono stupito ma anche compiaciuto che finalmente le istituzioni europee abbiano ammesso la necessità di rivedere la governance economica dell'Unione e in particolare il patto di stabilità e crescita. Questi temi sono da sempre stati alla base dell'azione politica del mio partito, la Lega, attirandoci feroci critiche al limite della ghettizzazione con un pretestuoso e antidemocratico cordone sanitario da parte proprio di coloro i quali oggi, senza coerenza, condividono le nostre stesse richieste di revisione. I nostri economisti, il senatore Alberto Bagnai, l'onorevole Claudio Borghi Aquilini e gli indipendenti, professor Paolo Savona e il presidente Luciano Barracaracciolo, si sono sempre spesi a supporto della revisione di queste regole obsolete e controproducenti. Era necessaria una pandemia per arrivare a queste conclusioni, visto che le stesse regole del patto di stabilità, del six pack, del two pack e del fiscal compact hanno, in un crescendo rossiniano, condizionato negativamente ancor di più la ripresa degli stati dell'Eurozona dopo la crisi del 2008? Cosa sarebbe successo se non ci fossero stati gli stimoli monetari intrapresi dalla BCE, come il QE e il successivo PEP, che attirarono iniziali critiche nei confronti di Draghi, ma che hanno sopperito almeno in parte una governance economica errata? In ultimo, il dossier che ci accingiamo a votare ci troverebbe d'accordo sull'introduzione di un indicatore climatico, solo nel caso in cui venissero scorporati gli investimenti green dal computo del deficit. Grazie. Grazie. Itza al 10 minuti un'offs per il gruppo Talhoder.